prima di tutto io amo Napoli, sono troppo contenta di stare qua e ho sentito che c'è un detto in italiano che è tipo prima si vede Napoli poi si può morire, giusto? Allora io prima di morire vorrei vivere qua un periodo, cioè perché mi fa molto ispirazione la gente, per me è come un grandissimo teatro pieno di personaggi e soggetti pazzeschi. Sono sempre molto contenta di stare qua e anche mangiare un sacco di sfogliatelle. Per questo però non posso vivere qua per troppo tempo, perché sennò non posso entrare nei miei vestiti più. E quindi io mi chiamo Sylvie Lewis e faccio parte dell'orchestra di Piazza Vittorio, vengo dall'Inghilterra, di Londra, un'altra città molto piena di diversità. Sono onorata di cantare e suonare con l'orchestra di Piazza Vittorio e sono per me un'opportunità veramente unica come persona e anche come musicista, perché spesso la musica si ripete, diventa parte di un genere e c'è una bellezza nella ripetizione perché c'è sempre il ritornello. Noi esseri umani amiamo il ritornello, amiamo ritornare e conoscere dove siamo. Al stesso momento quanto è bello fare parte di un progetto che si dice world music, però non lo è, perché è un po' speciale come progetto, non si può mettere facilmente in un genere. Il genere che io trovo più giusto per loro è il genere di eccellenza, cioè questo per me è come un livello. C'è un gusto e un modo di sviluppare la musica che è veramente unico e credo che sia importante. Cioè spesso la musica non posso dire che è importante, ma queste persone qua per me sono importanti, fanno musica di una certa importanza per la musica in generale. E quindi fare parte di un progetto multietnico è veramente, poi che parliamo tutti quanti in italiano, è molto comico a volte. Ci sono anche delle fraintesi veramente forti e poi scusami, si chiede scuse spesso, almeno io. E poi cioè sì, è una cosa che mi trovo a disagio e ad agio al stesso momento, che mi spinge di crescere e di imparare di più e al stesso momento, essendo una cantante della musica folk cantautoriale inglese, divento più me stessa in contrasto con gli altri, cioè perché per me la bellezza delle cose è sempre nel contrasto. Sì, è tipo la bellezza esiste a fianco alle cose brutte, ma anche le cose brutte possono diventare belle in contrasto con altre cose. Quindi poi nell'orchestra mettiamo fuori tutte le nostre parti brutte e le nostre parti belle per vedere cosa rimane, no?